sono contentissima, fortunata di partire. Sono una progettista grafica, Laura Testa Secca, mi chiamo Laura Testa Secca. Voce. Laura? Mi chiamo Laura Testa Secca, sono una progettista grafica, sono nata a Civitanova ma vivo a Urbino da dopo gli studi universitari. E il mio contributo, cioè la mia candidatura vuole essere un contributo e un sostegno e soprattutto vorrei portare, vorrei informare Urbino e tutto il Montefeltro e la campagna che io vivo, informare di questo movimento, dare il mio contributo cercando sostegno, perché prima di tutto io sono un cittadino, una cittadina, quindi il mio approccio è questo, quello di finalmente partecipare, perché essendo dell'82 la mia generazione ha vissuto delle cose un po' tristi, no? Dal G8 a comunque la disillusione dei social forum che avevano dato un po' di partecipazione ma che si sono spenti. E quindi quando arriva qualcosa in cui credere, allora è il momento di dire usciamo da questo pessimismo e facciamo qualcosa. Quindi il mio contributo è questo, sostenerli e informare. Grazie, Laura. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Lara Pulita e vivo da sempre a Falconara. Mi sono occupata di formazione per i dipendenti degli enti locali in un'associazione e da 3 anni collaboro con la Onlus Free Woman che si occupa di vittime di tratta e lavoro in amministrazione. Ho avuto l'esperienza politica nella scorsa legislatura, quindi fino al 2018, a Falconara come consigliere di una lista civica. E ormai da 10 anni sono impegnata nelle battaglie ambientali che ci riguardano e io mi propongo perché ho accettato molto volentieri la proposta di Roberto Mancini perché sposa esattamente quei principi di partecipazione attiva della cittadinanza, perché niente è barattabile con questo e mi sono impegnata fortemente per la questione ambientale fino a portare la nostra rappresentanza ai ministeri, al Ministero della Salute e dell'Ambiente, perché proprio da chi ci ha governato fino adesso siamo stati esclusi con un colpo di mano lo scorso anno tramite una delibera della giunta regionale dal tavolo che avevamo creato in 3 anni con la prefettura. Hanno creato questo tavolo interistituzionale tagliando fuori completamente i cittadini e quindi il mio auspicio è quello proprio di portare in regione le istanze dei cittadini e fare in modo che l'ambiente sia da volano all'economia e non un freno come è stato fino adesso. Poi ci sono anche candidati maschi. Buongiorno a tutti, mi chiamo Emanuela Striscia Fioretti, sono nata a Milano, abito a Senigallia dal 2004. Sono medico, lavoro proprio su questo in Senigallia e posso dire che ho vissuto per 6 anni in Chad, in Africa, prima di venire qui. E quindi la sintesi è che sono innamorata del sistema sanitario nazionale e per me è un impegno importante quello di salvarlo, cioè di non vederlo distruggere a poco, come purtroppo sta accadendo. E sono un po' stufa di stare nelle sabbie mobili del lamento, sia a livello professionale, devo dire, sia a livello così sociale. Credo che sia, ho accolto questo invito, non l'ho cercato perché forse è il momento proprio di impegnarsi in prima persona e vedere quello che si può riuscire a fare. Io mi chiamo Giuseppe Cerrocchi e lo focus è il lavoro. Nel senso che ho iniziato a lavorare negli anni 70 a 14 anni, ho fatto diversi lavori, ho cambiato diversi mestieri, sono
stato licenziato, riassunto, altre parti, e poi il lavoro per me è diventato anche una sorta di missione, di rappresentanza, perché quando ho iniziato negli anni 80 a entrare in fabbrica ho scoperto il sindacato, ho incominciato a fare il rappresentante sindacale di un'azienda storica che era la Farfisa, e da lì poi è partito un percorso che mi ha portato dal 96 in avanti a diventare un dirigente sindacale della FIOM CGL, dei metalmeccanici a CGL. Prima territoriale, poi ho fatto il segretario per 11 anni della FIOM CGL di Ancona, poi quello regionale e poi anche attraverso incarichi con la FIOM CGL di Landini a livello nazionale. Quindi il lavoro ha attraversato il percorso, adesso sono pensionato da pochi mesi, da gennaio, il lavoro ha attraversato tutta la mia vita e quindi è stata una parte ricca, bella, difficile della mia esperienza. Vorrei poterla portare dentro questo progetto che a mio avviso ho sposato, in qualche modo ho condiviso sin dall'inizio, insomma sin dagli appelli, perché lo trovo, per le cose che ha detto prima Vito, per le cose che poi ha detto anche Roberto, in assoluta coerenza con quelli che sono stati i miei punti di riferimento tutti questi anni, soprattutto nei 30 anni in cui ho fatto il dirigente sindacale. Il lavoro, la democrazia, i diritti, ma soprattutto un'idea di partecipazione attiva. Io ho vissuto vertenze sindacali particolarmente dure e difficili, quella con la Fincantieri di Ancona, qui la città ancora se la ricorda per tenere aperto il cantiere. Ecco, senza un livello di condivisione, di partecipazione attiva, di sentirsi, come dire, parte di un tutto, noi quelle vertenze, Fincantieri oggi sarebbe chiuso, tante altre vertenze di grandi aziende non saremmo riusciti, come dire, a risolvere. Penso che anche a livello politico un movimento come questo possa dare un valore aggiunto, un qualcosa di più per una politica e soprattutto per una regione che, ecco, che torno al punto iniziale, quello del lavoro, sta negli ultimi tempi, negli ultimi anni, scivolando ad essere una regione del centro-nord, sta diventando, per numeri, statistiche, crisi, difficoltà economiche, occupazione, una regione sempre più del centro-sud. E quindi è chiaro che anche su questo aspetto bisognerà lavorare e favorire che ci sia un cambio di passo, e questo naturalmente dipende da tutti noi. Grazie. Guardate, io prima di andare avanti vorrei chiarire che, come si capiva con assolutamente con estrema, direi, chiarezza, il fatto che questo movimento è sinistra etica e quindi ovviamente antifascista, ecco, questo era ovvio, ma comunque. Sono Elisabetta Giorgini della circoscrizione di Macerata, vengo da Civitanova, sono un insegnante Letizia. Esatto. Sono in garanzia di Bertolaso Tenella. Sono un insegnante di educazione fisica, ho allenato una squadra di giovanissimi, quindi conosco le difficoltà giovanili e mi occupo soprattutto di disabilità con il metodo Feldenkrais. Roberto mi ha dato la possibilità di poter parlare delle piccole famiglie che sono in difficoltà con disabili in casa, donne che vorrebbero anche lavorare oltre ad essere mamme, e giovani, disabili, adulti che hanno difficoltà di iniziare una vita lavorativa perché la vita indipendente ancora non è applicata totalmente nelle cose. Quindi io ringrazio Roberto perché ci dà questa grande possibilità di fare in modo che le nostre marche dipendano da noi. Sono Fabio Taffetani, sono un botanico, insegno all'Università Politecnica delle Marche. Ho aderito a questo movimento perché conoscevo già Roberto e non
potevo non aderire a un'idea così interessante, originale e che condivido in pieno. Il mio lavoro si svolge sia all'università ma molto anche fuori, quindi probabilmente, insomma, spero che qualcuna delle mie iniziative ormai decennali per la tutela del territorio e di un'agricoltura sana, che dovrebbe essere l'obiettivo più importante di un'attività regionale come quella delle Marche, dove l'agricoltura rappresenta, oltre che il paesaggio, il valore ambientale, produttivo, di qualità, turistico, il riequilibrio tra le zone interne e collinari e costiere, perché appunto stiamo perdendo la bellezza, la ricchezza di biodiversità delle zone interne, non solo nella zona del terremoto ma in tutto l'Appennino. Quindi questo è il mio impegno. Grazie. Sono un'insegnante anch'io di educazione fisica, ma specializzata nel sostegno, e da tanti anni faccio appunto l'insegnante di sostegno. Mi occupo anche di promozione del benessere psichico, psicologico, e ho diretto e per tanti anni ho fondato il centro di psicosintesi insieme a Giuliana D'Ambrosio. Ho capito che a un certo punto l'uomo, crescendo, approccia un bisogno fondamentale, quello di prendersi cura degli altri. E ho trovato in questa lista esattamente un progetto che risponde a quest'istanza, che è un'istanza superiore dell'essere umano. In passato ho dato il voto utile rovinandomi un po' lo stomaco. L'ultima volta che avevo votato con convinzione è stato per Vito, le altre volte l'ho fatto per dare un voto utile. Questa volta ho sentito che il voto utile è quello che darò e quello che sosterrò per un progetto che valorizza l'uomo in tutti i suoi aspetti e la relazione con la natura. Di insegnanti vicine, sono Paola Cantalamessa, e sono candidata per la provincia di Ascoli Piceno, sono anch'io un'insegnante attualmente di scuola primaria, ma ho iniziato nella scuola dell'infanzia. Sono una pedagogista e per molti anni mi sono impegnata in una grande associazione a livello nazionale che si occupa di sanità. Sposo appieno il progetto di Roberto Mancini, nel quale mi ritrovo sia per il pensiero che per il metodo, che mi sembrano fondamentali. E non ho mai dato il voto utile, per cui non fatico ad essere in questa compagine. E cercherò di mettere a disposizione di questa avventura quelle che sono le mie competenze, che sono maturate nel corso degli anni, delle mie esperienze lavorative. Buongiorno a tutti, io sono Mauro Corioni, sono di Monte San Vito ma attualmente vivo a Osimo, quindi sto nella circoscrizione di Ancona. Sono anestesista e rianimatore agli ospedali riuniti di Ancona, e proprio questo mestiere mi ha portato a conoscere Dipende da noi. Io ed alcuni colleghi avevamo scritto una lettera di forte dissenso e protesta per l'ospedale Covid di Civitanova. Questa lettera è stata firmata da 232 anestesisti su circa 300 di tutte le Marche, proprio per manifestare fortemente il fatto che non potevano costringerci a lavorare in un posto che era totalmente irresponsabile per la cura di questi pazienti. A parte questo, abbiamo conosciuto Dipende da noi, penso che sia necessario in questo momento pensare, ripensare a una società diversa dal punto di vista sociale, economico e politico, e credo che questa metodica di democrazia partecipativa che potrà far crescere nelle Marche e rifiorire gli elementi migliori di questa regione. Grazie. Dopo il medico, l'infermiere, sono Fabio, faccio l'infermiere, Fabio Bernardini, vengo dal Porto Sant'Elpidio per la circoscrizione di Fermo. Come detto, sono un infermiere, ho fatto delle missioni in Afghanistan come cooperante internazionale e attualmente lavoro in terapia intensiva. E non potevo non rispondere alla chiamata di Roberto, che vuole non curare la comunità ma prendersi cura. Grazie.
Cruciani, mi occupo di infanzia e adolescenza, conduco incontri di promozione del volontariato nelle scuole medie e superiori, conosco tantissime associazioni di volontariato con cui faccio attività e so quanto le associazioni si debbano occupare di garantire i diritti che non vengono erogati dalle istituzioni. Non mi alzo per non per mancanza di aspetto, ma sono alto, poi con la scena dopo. Allora, io mi chiamo Paolo Campanelli, vengo da Monzano, ho avuto esperienze amministrative, sono stato anche candidato sindaco nel comune dove abito e niente, mi sono avvicinato a questo movimento quasi per caso, poi l'interesse è cresciuto fino ad arrivare a questa giornata che noi chiamiamo, possiamo chiamare come il battesimo, no, della lista Dipende da noi. Non sono assolutamente per il voto utile nella maniera più assoluta. Nella mia esperienza da elettore posso dire chiaramente che tranne quella volta che hanno votato per me stesso, che ho votato sempre il meno peggio. Questa volta voto convintamente non perché sono candidato, ma perché mi ritrovo nel programma e nelle motivazioni che sono state dette anche agli altri colleghi della lista. Perché? Perché questo, secondo me, questo programma ha una caratteristica fondamentale che pochi programmi hanno, è realizzabile. Questo è importante. Un programma non deve essere costruito, non deve essere utopistico, aleatorio, deve essere realizzabile. Questo è un programma che ha una caratteristica importante, è un programma facilmente realizzabile. Quindi io, come ho detto anche prima nella presentazione precedente, non faccio altro che augurare un buon lavoro a tutti, un grosso in bocca al lupo, e buon lavoro, grazie. Buongiorno a tutti, sono Antonio Pagnanelli, architetto, presidente della sezione di Macerata di Italia Nostra. Partecipo a titolo personale, però nella mia vita sia professionale che associativa, una delle mie guide, una delle mie stelle polari, diciamo, è sempre stata quella in cui, secondo la cui la ricerca di una costruzione di una società equa cammina di pari passo con la tutela dell'ambiente e del territorio che abitiamo. E su questa, poi sulla scorta di questa convinzione, scrissi una mail a Roberto, che era l'unica persona che conoscevo di questo movimento. Roberto mi ha coinvolto dicendomi subito: scrivimi qualcosa sulla bioregione. Ed entrando ho conosciuto tutte queste persone con cui è venuto naturale confrontarsi e coinvolgersi, perché c'è questa comunità di intenti e questa etica che condividiamo senza tanti se e tanti ma. Quindi sulla base di questo stiamo lavorando appunto per la costruzione anche di un programma che riesca a essere rispondente a quelle che sono le necessità degli abitanti marchigiani. Il discorso sul voto utile è stato, come dire, fatto e rifatto. L'unica cosa che posso aggiungere io come ambientalista è che in qualche modo io mi sono trovato bene in questo gruppo, perché finalmente affrontiamo i temi per dare ognuno il proprio apporto, non per difendere la propria bandierina, il proprio orticello. Purtroppo certe tematiche, soprattutto da parti politiche tra cui in qualche modo siamo rimasti delusi, queste tematiche sono state completamente abbandonate se non tradite. Quindi in questo senso la mia partecipazione a questa esperienza è legata a questo motivo. Io mi sono messo a disposizione del gruppo, il gruppo mi ha chiesto di candidarmi, io con molto onore veramente ho accettato e con estremo piacere. Quindi per questo speriamo vada nel miglior modo possibile per riuscire a costruire qualcosa per domani. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Francesco Corradetti per la circoscrizione di Ascoli Piceno, sono un medico, anestesista, rianimatore e ho lavorato in diversi ospedali nelle Marche, ho visto diverse realtà, ho lavorato un periodo a San Benedetto del Tronto, sempre in anestesia e rianimazione, poi a Macerata e ad Ancona a Torrette. Ho avuto anche delle esperienze chirurgiche in paesi in via di sviluppo,
e ho visto come spesso l'assioma che viene dato per scontato, qual è il ricorso a alta tecnologia o la presenza di grosse strutture, garanzia di un grosso risultato in sanità, non è sempre rispettato, perché quello che fa la differenza sono le persone. Le persone, per quanto riguarda gli operatori, nella capacità di valorizzare ognuno e di saperli coordinare, e la capacità di considerare i pazienti non come numeri o, diciamo, mezzo per avere un rimborso, ma come persone da curare. E questo valorizzare le persone è uno dei valori più importanti che c'è nel programma di Roberto, e per questo motivo non potevo che, insomma, sposare la causa e dare il mio contributo. Grazie. Sono Andrea Antolini, sono di Chiesi, sono un insegnante, insegnato liceo artistico di Ancona, forse a settembre, non si sa cosa succederà. Sono un dottore e lavoro per una cooperativa sociale da 15 anni, quindi lavoro con i ragazzi anche in quell'esperienza lavorativa. Vado nelle famiglie, le famiglie di emigrati che hanno bisogno di sostegno e di tutoraggio da tanti punti di vista. E ho una piccola produzione cinematografica a Iesi, quindi queste sono più o meno le mie aree di interesse, diciamo, quindi la scuola, i servizi sociali e la promozione della cultura, che è uno dei punti fondamentali del programma, e finora non è stato nominato, ma fa parte del programma ed è fondamentale. Ho aderito a Dipende da noi perché il punto di partenza è fondamentale, che è la Costituzione. Il terzo principio fondamentale della Costituzione è quello principalmente a quale trattiamo, e questo tipo di esperienza l'ho già fatta, nel senso che a Iesi è nato un gruppo politico che è entrato in Consiglio Comunale ed è partito dallo stesso presupposto, quindi la partecipazione di chi si mette a servizio della cittadinanza. Ci sono unite le forze, quindi anche il potere aggregativo di questa lista è molto importante. E adesso abbiamo una voce, e questa voce viene sentita forte, e la cittadinanza ci sta dando tante risposte e ci sta dando tanto credito. Quindi speriamo di replicare questa esperienza anche a Roma. Buongiorno, mi chiamo Maria Letizia Ruello, sono di Ancona, ma da 20 anni abito a Chiaravalle. Sono ricercatrice universitaria e per lavoro studio le interazioni dei materiali con l'ambiente, e quindi mi occupo, so bene come possono essere applicate, ma in realtà non vengono fatte, le tecnologie per disinquinare e non inquinare. Come esperienza di mettersi in rete, anche professionalmente da 10 anni la vivo, in quello che è un movimento, Rete 29 Aprile, che a livello nazionale mette in rete ricercatrici e ricercatori per un'università pubblica, libera e aperta. La faccio corta dicendo che noi abbiamo già vinto. Un momento, abbiamo tutti in mano questo foglietto, è l'accettazione della nostra candidatura. Noi abbiamo già vinto, perché tra i principali nostri scopi era di metterci in rete, di dare maggiore forza all'associazionismo, alle tante competenze di volontariato, di battaglie sindacali, ambientali, pacifiste, femministe che nelle Marche ci sono. Quindi già abbiamo fatto sintesi e abbiamo già vinto. Vittorio Tedei di Pesaro, sono arrivato a Dipende da noi per la mia esperienza lavorativa come educatore e soprattutto di tanti anni di progettazione e gestione di servizi alla persona e anche di interlocuzione diretta con la Regione Marche all'interno delle commissioni o all'interno di campagne di protesta rispetto a certe derive che la nostra Regione ha preso. La mia esperienza mi porta a dire che nel corso degli anni i servizi sociali hanno avuto progressivamente un deterioramento per quello che riguarda sia la partecipazione sia la qualità dei nostri servizi. E poi io come lavoro sono anche musicista, e questo mi ha portato a conoscere le Marche anche da altri punti di vista, diciamo.
e le Marche hanno un'enorme risorsa che è una, come si può dire, una capacità di attivarsi a livello locale molto dettagliata. Siamo una regione fatta di 5 milioni di capitali, ogni cittadina delle Marche è convinta di essere il centro dell'universo e questa cosa qui è valorizzata, può portare anche un miglioramento di tutto il tessuto culturale proprio partendo dall'energia che ciascun piccolo centro e gruppo ha. Grazie. Sono Paola Petrucci, da 30 anni mi occupo di tematiche di genere, sono una consulente e formatrice nelle aree manageriali, per questo motivo da 20 anni ho incarichi tecnici nel Ministero del Lavoro come consigliera di parità della provincia di Ascoli e da quasi 10 anni anche per la regione Marche sono già scaduta in entrambe le situazioni. E quindi mi occupo non solo di mestiere ma anche come ruolo istituzionale di rimuovere le discriminazioni a 360 gradi. Sono tra le persone che, hanno firmato, sottoscritto l'appello iniziale di Dipende da noi. Nella mia esperienza hanno cercato di farmi candidare in mille situazioni, ho sempre detto di no al sistema dei partiti, che non mi rispecchiano e in cui io non credo. Mentre credo moltissimo in quello che stiamo facendo con questo movimento, tant'è vero che sono a 360 gradi nell'organizzazione spiccia del movimento, perché è così che si possono cambiare le cose, stabilendo che non basta più quello che ognuno di noi ha fatto e fa nella vita di tutti i giorni, ma dobbiamo essere insieme per dare un segnale diverso, perché soltanto insieme possiamo fare le cose, perché soltanto insieme possiamo cambiarle, perché dipende veramente da noi. Grazie. Sono Massimo Dagnillo, mi candido per la provincia di Pesaro Urbino, sono architetto e mi occupo di progetti urbani. Devo dire che ho conosciuto da poco Dipende da noi, però ho chiesto anche io di aderire a loro perché nel mio lavoro mi sono accorto che nella città spesso è gestita senza una visione globale, senza rispetto dell'identità, più per sport e per progetti a breve termine. E ho riscontrato nelle idee di questo gruppo di persone invece il fatto di non avere il timore di avere una visione un po' più ampia, di capire che è necessario un po' cambiare il paradigma generale più che risolvere solo cose puntuali senza un'idea generale. L'ultima cosa veloce, soprattutto però quello che mi ha unito a queste persone è che negli ultimi anni ho lavorato con dei comitati di partecipazione cittadini che uniscono già molte associazioni di volontariato con le istituzioni. E quindi quello che volevo far presente è che le associazioni in generale, le persone pensano di essere da sole e in realtà siamo molto deframmentati, ma c'è già una struttura che permetterebbe alle persone di unirsi, di lavorare insieme, di avere molta più forza di quella che pensa di avere. Siccome anche questa è un'altra caratteristica di voler unire il lavoro delle persone, cosa che invece purtroppo in generale la politica non fa, penso che ci sia una grossa potenzialità che, come diceva prima di me, può essere concretamente usata in breve tempo, anche al di là dell'esito elettorale, però penso che questo è l'inizio di un percorso che può essere produttivo, insomma. Vivo a San Benedetto del Tronto e mi presento nella circoscrizione di Ascoli Piceno. Lavoro ad Ascoli Piceno, insegno filosofia e scienze umane. L'altra mia grande passione, oltre all'insegnamento, è il cinema, che coltivo con un'associazione culturale che si chiama Blow Up e che opera a Corte al Mare da tanti anni. E ho deciso di presentarmi perché ho pensato che potevo diventare un piccolo punto di riferimento rappresentativo per tutte le associazioni di cui faccio parte, che sono anche altre, tipo gruppi di acquisto solidale o anche cooperazione internazionale con il 5M di Porto San Giorgio e Ancona. E che di solito
quando ci sono delle istanze ragionevoli da parte della base, da parte delle persone comuni, noi riceviamo risposte che sono di chiusura o di miopia da parte delle istituzioni. Ecco. Allora il tentativo sarà quello di diventare noi stessi portatori di quelle istanze ragionevoli che ogni giorno combattiamo e portiamo avanti nella nostra attività culturale e sociale con grande passione.